Capogruppo alla Camera del Partito Democratico, Graziano Del Rio. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, buongiorno. Ha capito, il dibattito è questo, la frase del Presidente di Confindustria Bonomi: questa politica rischia di fare più danni del Covid. Le chiedo subito un commento a questa frase. Ma no, non credo che la politica rischi di fare più danni del Covid. La politica casomai rischia di non assolvere pienamente al suo compito di aiutare il Paese a ricostruirsi dopo questa grandissima epidemia che ci ha portato via tanti cari, che ha messo in ginocchio le nostre comunità e ha messo in ginocchio la nostra economia. Quindi casomai bisogna stimolare la politica a fare le scelte giuste, anche scelte coraggiose, perché come nel dopoguerra i nostri padri costituenti fecero scelte di diritti nuovi, di apertura, di protagonismo della società civile, allo stesso modo dobbiamo essere noi in grado, che abbiamo ancora più mezzi di loro, perché loro non c'era il sistema sanitario nazionale, per dire, quindi hanno fatto scelte coraggiose, hanno portato l'Italia a essere di nuovo una grande potenza sul campo mondiale ed europeo. Allo stesso modo noi dobbiamo dire coraggio, speranza, tutti insieme, mettiamo insieme tutte le intelligenze e le forze migliori e ricostruiamo questo Paese. Dobbiamo dire con molta franchezza che nel dibattito pubblico andrebbe sottolineato di più da parte di tutti il fatto che gli evasori fiscali danneggiano questo Paese molto di più della cattiva politica, diciamo, ecco, o perlomeno altrettanto quanto la cattiva politica, per quello che diceva Bonomi. Vorrei che Bonomi ogni tanto parlasse del fatto che gli evasori fiscali sono un cancro per questo Paese, così come la corruzione per le opere pubbliche.